order block, imbalance, fair value gap, sbilanciamento di mercato, smart money, che roba è, di che cosa stiamo parlando e come possiamo utilizzarli per guadagnare con il trading, per diventare dei trader professionisti, per fare bene con il trading. Lo scopriamo nel video di oggi, mettetevi comodi e benvenuti, via! Eccoci qua ragazzi, benvenuti nel video di oggi, bello tosto, bello importante per comprendere alcune dinamiche interessanti di mercato, per trovare quelle aree di forte interesse, quindi quelle aree dove il mercato può reagire, no? Tante volte andiamo a fare delle operazioni e il mercato non si muove, sta lì e non va da nessuna parte, sta lì e non va da nessuna parte. Altre volte invece ci sono delle aree dove il mercato quando entra poi boom, via, parte e va via. Va via e si riescono a fare in questo modo più soldi in meno tempo. Ora non sto dicendo fare soldi facili, no, però se il mercato corre, tocca un livello e via, parte via, e fa dei grandi movimenti in poco tempo, noi riusciamo a tirar fuori più soldi in meno tempo, va bene? Poi dobbiamo essere sempre gestione del rischio, responsabili in questo, va bene, lo diciamo da sempre, però queste aree sono importanti. Oggi capiamo un po' come andarle ad individuare e quindi lo spieghiamo ovviamente in modo super semplice. Prima di iniziare però sempre le solite due cose. Prima, se vuoi parlare con me per sapere come diventare trader professionista, che percorsi studiare, che master fare, sotto in descrizione ti metto il link per prenotare una call con me, prenoti la call nel mio calendar, nello slot disponibile, io ti chiamerò all'orario, data e ora che indichi e mi racconti un po' la tua storia e i tuoi obiettivi. Seconda cosa, se vuoi mettere in pratica i concetti che ti spiego, perché ti dico ma non, come faccio, come non faccio, invece di bruciare i tuoi soldi, invece di utilizzare i tuoi soldi, perché quando uno fa pratica rischiate di perdere i soldi vostri, non è bello, potete farlo in maniera gratuita, cioè senza rischiare i vostri soldi. Quindi se perdete non perdete i vostri soldi, ma se guadagnate guadagnate soldi veri. E come fare? Lo potete fare con la nostra prop. Sotto in descrizione vi metto il link per vedere i conti che potete scegliere nella nostra prop, da 5 fino a 50k. Potete operare in questo modo senza rischiare di perdere i vostri capitali, ma se guadagnate una parte ve la portate a casa. E why not? Ovviamente è molto meglio così, quindi sfruttatela e fatemi sapere anche che cosa ne pensate. Pensate, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici, parenti, cognati, chi vi pare, chi più ne ha più ne metta, condividetelo nei vostri gruppi Telegram, WhatsApp, mettete like e commentate se volete altre tipologie di video. Nel frattempo noi continueremo con queste video lezioni sugli smart money, su questi concetti interessanti che in Italia sono arrivati da qualche mese, ma qualche anno, ma vengono ancora poco utilizzati e effettivamente non sono male, possono aiutare sia nel trading intraday sia anche nel trading multi-day. E quindi andiamo a vedere il concetto di order block, andiamo a vedere il concetto di fair value gap, andiamo a vedere il concetto di punti di interesse del mercato, in maniera sempre, come sempre, facile, alla portata di tutti. Mi raccomando, rimanete fino alla fine del video perché così non vi perdete i pezzi. Allora, che cosa sono questi punti di interesse, queste aree di interesse? Intanto sono, come sempre, non dei livelli, ma sono delle aree dove quando il prezzo ci casca dentro può avere una forte reazione, quindi noi le possiamo sfruttare per andare a costruire la nostra operatività, per avere dei livelli chiari di ingresso, dei livelli chiari di stop e dei livelli chiari di take profit. Non sono una formula magica, non sono uno strumento miracoloso che vi fa guadagnare sempre, no, come sempre dovete gestire il rischio. Allora, cerchiamo di capire, intanto cominciamo dal concetto di order block. Order block sono praticamente, tra l'altro si dice che non si sa se si può pronunciare la parola order block perché c'è il copyright su chi, cioè qua la gente sta veramente conciata male, comunque no, ormai l'abbiamo detto, semmai. Allora, order block lo possiamo considerare come l'ultima candela ribassista prima di una filata, una fionda al rialzo, quindi prima di un forte movimento rialzista, a parte gli scherzi, oppure l'ultima candela rialzista prima di un forte movimento ribassista. Questi movimenti, intanto, non dovete prendere tutti i movimenti, i movimenti devono andare a rompere dei livelli chiave, quindi se noi andiamo a considerare questo qui come un livello chiave, quindi questa resistenza, questo intanto è un forte movimento rialzista, ok? Quindi qui abbiamo un forte movimento a rialzo, giusto? Questo è un forte movimento a rialzo. Sì, ha rotto un livello chiave. Sì, ok. Qual è l'order block? L'order block è l'ultima, cioè o meglio, è la prima candela ribassista prima del forte movimento rialzista. La prima o l'ultima, cioè l'ultima, ecco, perché in ordine temporale chiaramente è l'ultima. Quindi l'ultima candela sell prima di un forte movimento rialzista.
nell'unità di analisi che stiamo facendo. Questo è multi-time frame, quindi lo potete fare su qualsiasi time frame, su qualsiasi strumento finanziario. Stiamo su AMD, ma lo potete fare sui future, sul forex, sulle materie prime, sul settimanale, sul mensile, sul giornaliero, 4 ore, 1 ora, 15 minuti. Non scendete troppo sotto, perché poi dovete avere il time frame operativo per l'operatività. Questo è il nostro order block, quindi un'area sensibile dove se i prezzi scendono qui sotto possiamo aspettarci delle reazioni di prezzo. Quindi abbiamo avuto rottura, quindi chiusura sopra un livello chiave, un forte movimento direzionale, e questo qui è l'ultima candela sell prima di questo forte movimento. Ad esempio, se ora qui non è fortissimo, però se noi qui consideriamo questi che sono due massimi e questo che è il minimo sotto i due massimi, questa candela qui, questa forte candela ribassista, la consideriamo come appunto un forte movimento ribassista. Qual è stata l'ultima candela buy prima di questo movimento sell? Quindi questo qui lo possiamo andare a considerare come lo potremmo andare, poi ovviamente è molto più debole rispetto a questo, però tecnicamente, giusto per farvi vedere un ultimo caso, questo lo possiamo considerare come il nostro order block. Ad esempio, se andiamo sul giornaliero, anche qui lo possiamo vedete poi come cambia, no? Quindi l'ultima candela buy prima del movimento che ha generato questo ribasso, in questo caso qual è stata? È stata questa. Qui in questo caso i prezzi non ci sono arrivati. Va bene, poi non è che c'è la formula magica, deve essere tutto valido, tutto buono, no? Però in questo modo riusciamo ad individuarli in maniera chiara e inequivocabile. Ti piacerebbe guadagnare con il trading, ma non hai abbastanza capitali? Oppure vorresti mettere in pratica le strategie e i concetti che trovi in questo canale o in tanti altri, ma giustamente non vuoi rischiare di perdere i tuoi preziosi soldi? Bene, da oggi puoi accedere a conti da 5K fino a 50K della nostra prop, con i quali puoi fare trading senza rischiare di perdere i tuoi capitali, ma se guadagni soldi veri. Sotto in descrizione ti metto il link per approfondire e scegliere il conto che fa per te. E a questo punto non hai più scuse, inizia subito a fare trading, ti aspettiamo. Ciao. Puliamo il grafico, andiamo a fare ancora un altro esempio. Quindi qui rimanendo ancora su questa situazione qui nostra, l'order block che mi aspetto su AMD è questo. Quindi se i prezzi entrano in quest'area, solo quando entrano in quest'area posso andarmi a ricercare la mia operatività. Allora, c'è chi fa un'operatività di questo tipo, quindi si va a mettere un ordine di acquisto sopra all'inizio dell'order block, stop loss sotto, e poi va ad operare, cerca di andare a operare un rapporto 1-3, 1-2, 1-3, eccetera, eccetera. Ok, quindi questa è un'operatività che si può fare. Non mi piace tantissimo, perché chiaramente non mi piace mai operare quei prezzi che mi vanno contro, quindi poi andremo a vedere in altri video l'operatività, però l'operatività o operi così. Alcuni mettono uno stop al 50%, mettono l'ingresso al 50% dell'order block, sempre lo stop sotto i minimi, quello siamo tutti d'accordo, così possono avere rapporti di rischio e rendimento più alti. Altri invece aspettano che cosa? Aspettano che i prezzi entrino dentro l'order block, e dentro l'order block su time frame più bassi che cosa aspettano? Aspettano un cambio di struttura del mercato, quindi aspettano che i prezzi facciano una nuova situazione di questo tipo, superino i massimi precedenti e quindi avvino una nuova fase rialzista, per poi andare ad operare non appena hanno la conferma che è cambiato il trend. Poi qui ci arriviamo, però non è argomento di questo video, come operare dentro queste aree di interesse. Intanto vediamo come andarle ad individuare. Poi ci sono diversi tipi di order block, non li andiamo a specificare tutti, però cerchiamo di prendere il più semplice, quello che concettualmente ci fa capire questo movimento. Andiamolo a vedere ancora un altro. Ad esempio, qui questo movimento che ha generato la rottura di questo minimo, qual è stato in questo caso il nostro bel order block? È stato questo, l'ultima candela rialzista prima di questo movimento ribassista. E vedete che dopo, quando i prezzi ci sono ritornati, e poi dopo si è generato un nuovo movimento ribassista. Quindi anche in questo caso un'operazione short, che ripeto, a me questa non piace, è la più semplice che si può fare, ma a me non piace, poteva essere questa: ingresso appena i prezzi entrano nell'order block, rapporto 1-3, sì, anche 1-4 sarebbe andata bene, 1-3, 1-4, comunque poteva essere un'operazione interessante. Attenzione che l'order block non è infinito, vale il primo tocco, perché quando ci ritorna non è più buono, perché il suo lavoro è stato già bello che ha assorbito. Va bene, anche qui i prezzi rompono i minimi, questo
Che cos'è? Questo è un nuovo order block. Questo è un nuovo order block. Tenete, prendete sempre i massimi come riferimento, così almeno non vi sbagliate. Ma comunque potete, anche se volete essere precisi, potete prendere anche proprio l'ultima candela. Ma se prendete proprio i massimi del movimento, chiaramente è meglio. Qui vediamo come in questo caso i prezzi hanno avuto una reazione, ma non è stata una reazione molto forte. Utilizzate, se qui siamo sul settimanale, per fare l'analisi, poi andate su un time frame più basso per andare a fare l'operatività. Okay, quindi se siete qui con i prezzi che entrano nell'order block, quindi i prezzi entrano dentro il nostro order block, siamo sul grafico orario, che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare magari, quello che vi dicevo prima, una conferma che il trend sta cambiando, che può essere una rottura, una chiusura sotto i minimi precedenti con volumi in aumento, tipo qui ad esempio non c'è stata, oppure può essere entrare al 50% del movimento, aspettare un cambio strutturale. Quindi cambio strutturale che vuol dire? Vuol dire cambiamento del trend, che questo trend è cambiato. Ecco, ad esempio questa potrebbe essere chiusura sotto minimi precedenti con volumi in aumento, mi vado a ricercare un'operazione sul 50% di Fibonacci di questo movimento qui. Quindi mi vado a mettere l'ordine sul 50, stop sopra i massimi, oppure proprio sopra i massimi dell'order block, e poi vado a trovare un 1 a 3, 1 a 2, 1 a 3, oppure se mi vado a vedere che questa qui potrebbe essere un'area di acquisto di livelli prezzi dove si possono andare a fermare, posso andarmi a regolare il livello d'ingresso per avere un 1 a 3. Ok, quindi posso andare sopra i massimi o sopra i massimi dell'order block. Qui dipende chiaramente, e in questo caso saremmo stati presi con lo stop sopra l'order block, perché il concetto di liquidità, vanno prese di liquidità, ci possiamo finire anche noi, quindi se mettete lo stop sopra il livello dell'order block è chiaramente meglio. Vediamo, in questo caso non saremmo stati presi. Vedete, i prezzi sono andati su, ma non saremmo stati presi. E poi dopo ci sarebbe stato un movimento che lo vediamo in base al time frame che abbiamo a disposizione. Ok, poi ovviamente non tutte le operazioni vanno a buon fine, questo è chiaro, c'è sempre il margine, c'è sempre un margine di errore. Quindi abbiamo visto il nostro bel order block. Alcuni funzionano meglio come in questo caso, altri funzionano peggio come in questo caso qui, così abbiamo visto entrambi i casi. Vediamo che funzionano anche questo movimento di rottura, questo qui, l'ultima candela sell è stata questa. Qui c'è stata, vedete che c'è stata comunque una reazione sul time frame inferiori, questo è un bel movimento. Va bene, andiamo a vedere adesso il concetto successivo. Qui fortissimo movimento, qual è stata l'ultima candela sell? È stata questa. Vedete che l'order block rimane valido finché non viene toccato, rimane valido anche successivamente. Guardate qui, questo qui forte bilanciamento del mercato, forte rottura, eccetera eccetera, movimento direzionale, ultima candela sell. Quando i prezzi ci sono ritornati, stiamo parlando da luglio del 2020 a ottobre del 2022, 2 anni dopo, quando ci sono rientrati dentro questo livello, c'è stata immediatamente una reazione. Quindi andarsi a cercare un buy qui con stop sotto il minimo poteva essere indubbiamente interessante. Ok, allora andiamo a vedere adesso l'altro concetto, che invece è il concetto di fair value gap. Fair value gap è una zona di inefficienza del mercato, ossia quando c'è una rottura dobbiamo andare a prendere intanto i movimenti di rottura come questo, di rottura di livelli chiave, e dove ci sono forti espansioni di prezzo, come quindi queste forti candele verdi. Il fair value gap qual è? È praticamente il gap che c'è tra, dobbiamo prendere tre candele, tra due candele, tra la prima e la terza, tra il massimo della prima e il minimo della terza, se è rialzista. Se invece è ribassista, dobbiamo andare a prendere il minimo della prima candela e il massimo della terza. Questi qui sono i fair value gap. Fair value gap, o fasi di inefficienza di mercato, sia dove il prezzo corre in un'unica direzione. Poi è vero che qui sul settimanale è vero che il prezzo è andato in un'unica direzione, però è anche vero che se scendiamo sul giornaliero orario minuti, magari c'è stata una settimana qua intorno, ok? Quindi possiamo andarlo a trovare, fair value gap sul settimanale,
Questo qui è un po' più data in frame, un po' più bassi, tipo ad esempio o il giornaliero, dove ci possono magari anche essere dei gap sull'azionario, oppure sull'orario. Okay, quindi su un time frame orario o su, non scendete troppo, più scendete più c'è casino, fino a massimo di 15 minuti può andare bene, però il concetto è lo stesso, cioè graficamente adesso qui siamo sul settimanale, ma non, se fossimo sull'orario sarebbe stata la stessa, il grafico, l'immagine sarebbe stata la stessa, però è per capirci, ok? Quindi questo qui è il Fair Value Gap, che cos'è? È a questo punto una zona di calamita del mercato dopo la rottura, dove ci può essere la prima reazione. Cioè, fatta questa reazione qui, io mi posso andare a ritrovare sia un fair value gap, ma anche un order block, che sono due aree sensibili dove andarmi a ricercare possibili rimbalzi, possibili ripartenze del mercato, andarmi a ricercare opzioni per fare operazioni long, dove mi posso aspettare che il mercato possa avere una reazione, va bene? Quindi ad esempio andiamola a vedere qui, chiaramente in direzione del trend sarebbe sempre meglio, no? Quindi qui abbiamo questa rottura a rialzo, fair value gap in questo caso è quest'area qui, avremmo anche l'order block che sarebbe questo livello qui, poi a questo punto uno diceva ma allora è tutto, in questo caso sì, sarebbe quasi tutto, però attenzione perché poi noi possiamo andare a contestualizzare, perché la resistenza rotta, quest'area qui di resistenza, se prendiamo i prezzi di chiusura e i massimi, quest'area qui è un'altra area di possibile dove i prezzi possono approdare, no? Quindi fair value gap, area di ex resistenza, è diventata un'area di supporto. Vediamo che quando i prezzi entrano dentro il fair value gap, in questo momento entrano e poi ripartono e fanno un fortissimo movimento. Un'operatività è quella di andare a mettere un ingresso all'inizio del fair value gap con lo stop sotto il minimo del fair value gap e uscire sempre 1 a 2, 1 a 3, in questo caso i prezzi avrebbero fatto un movimento di 1 a 5 addirittura. Chiaramente qui se trovate anche dei livelli più importanti dentro il fair value gap potete ottimizzare quindi mettendovi magari sopra la resistenza, in questo caso a parità sempre di stop avete un rapporto rischio-rendimento migliore, oppure potete anche in questo caso andare a scendere di time frame, quindi quando i prezzi entrano dentro il fair value gap scendete di time frame rispetto a quello di analisi, cioè non usate quello operativo e quello di analisi come stesso time frame, per poi andare a fare l'operazione quando i prezzi ripartono. Quindi nel momento in cui i prezzi ripartono andate ad imbastire la vostra operazione. Quindi prima, una volta che entrano dentro, la prima chiusura sopra i massimi precedenti con volume in aumento, quindi questo, potete entrare con la vostra operazione long. Quindi potrebbe essere qui, o un'altra opportunità sarebbe potuta essere qui. Quindi qui, piuttosto che qui. Ingresso, stop o sotto i minimi del mercato o sotto i minimi del fair value gap. Quindi qui avete doppia opzione, poi l'operatività la vedremo bene. Se vogliamo uscire anche con 1 a 3, vediamo che in questo caso con lo stop più vicino non dobbiamo neanche far correre i prezzi più di tanto. Vedete come i prezzi sono entrati dentro il fair value gap e poi dopo hanno sviluppato il loro movimento, e lo stop è qui, no? Anche sia sotto i minimi, sia messo sotto i minimi, tenetevi un po' più larghi, mi raccomando, perché ci possono essere sempre le prese di liquidità, state sempre un po' più larghi sotto i minimi, o comunque se poi vi prende, supponiamo che qui vi avesse preso lo stop, non abbattetevi, nel senso, se qui vi prendeva lo stop non c'è andato, ma se vi avesse preso lo stop, guardate qui ancora chiusura sopra i massimi precedenti con volume in aumento, qui il mercato vi avrebbe dato una seconda opzione, una seconda opportunità, sempre con stop sotto i minimi e via. Se avete il rapporto 1 a 3, che vi frega, fate una la chiudete in perdita, una la chiudete in profitto, quella che perdete perdete 1, in quella che guadagnate 3, al netto di tutto se siete in profitto di 2, va bene? Quindi anche se vi prendono gli stop, state sereni. Dentro il fair value gap, in questo caso potete andare a cercare su time frame più bassi un'operatività rialzista. Vedete che qui sul settimanale, se fossimo rimasti sul nostro time frame di analisi, non ci avremmo avuto niente, no? Poi vediamo che sul settimanale i prezzi hanno continuato a correre, chiaramente c'è qualcuno che lo fa, qualche matto, quindi che entra, adesso non mi ricordo quanti erano i livelli, però lo stop era molto stretto, con lo stop sotto i minimi e va a puntare proprio i massimi del movimento, in questo caso era
era un rapporto rischio-rendimento di 1 a 10. Ti piacerebbe guadagnare con il trading, ma non hai abbastanza capitali, oppure vorresti mettere in pratica le strategie e i concetti che trovi in questo canale o in tanti altri, ma giustamente non vuoi rischiare di perdere i tuoi preziosi soldi. Bene, da oggi puoi accedere a conti da 5K fino a 50K della nostra prop, con i quali puoi fare trading senza rischiare di perdere i tuoi capitali, ma se guadagni soldi veri. Sotto in descrizione ti metto il link per approfondire e scegliere il conto che fa per te. E a questo punto non hai più scuse, inizia subito a fare trading, ti aspettiamo, ciao! Importante, gli smart money, chi fa gli smart money spesso ci riesce, ma li pagate anche con un win rate molto più basso. Va bene signori, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, ci stiamo scaldando nel tema degli smart money, io vi ricordo che lo potete utilizzare sia per il multiday che per l'intraday, quindi sbizzarritevi sull'azionario piuttosto che sui future, sul forex, gli indici, le materie prime. Poi vedremo ancora tanti altri video di approfondimento, anche l'operatività, vedremo anche gli orari, i migliori orari per operare soprattutto in intraday, quindi le fasce, la sessione americana, la sessione di Londra, la sessione asiatica, quindi insomma andremo a vedere diverse cose interessanti, fatemi sapere che cosa ne pensate e più siamo, più contenuti vi faccio di valore, quindi iscrivetevi, condividetelo ai vostri amici che non lo sanno, fateli iscrivere al canale, condividetelo nei gruppi WhatsApp, Telegram, dove vi pare, sotto in descrizione vi metto il link per parlare con me se volete scoprire come diventare trader professionisti o fare del trading la vostra seconda fonte di reddito, mi dite i vostri obiettivi, io vi consiglio il percorso migliore per cercare di raggiungere i vostri obiettivi, gratis e senza impegno ovviamente, e poi vi metto anche il link per acquistare i ticket della nostra prop, i conti della nostra prop, da 5 fino a 50K potete far trading senza rischiare i vostri capitali, ma se guadagnate vi portate a casa una parte dei profitti, per cui avete la possibilità di mettere in pratica quello che vi spiego senza rischiare i vostri soldi, ma dall'altra parte avete l'opportunità di guadagnare, quindi un'opzione da non sottovalutare. Fatemi sapere anche che cosa ne pensate. Noi signori ci vediamo alla prossima, ciao.